Sappiamo che la vocazione non è un dono privato, destinato a rimanere dentro i confini individuali. Per sua natura deve espandersi ed esplodere in un inno di gioia pasquale, di gratitudine nello spirito del Magnificat, come dicono le Costituzioni all'articolo 4. Sì, madre, grazie perché ci ricordi della freschezza mornesina che le fa essere ricche di fecondità vocazionale, del vino nuovo per la gioia di tutti. Dobbiamo credere a questo miracolo, è possibile anche oggi. E si conclude questa bellissima circolare che si affida a Maria. È bello pensare che Maria si rivolge a ciascuno di noi e sussurra: fai anche tu quello che Gesù ti dirà. Grazie, madre. Questa circolare è veramente molto bella. Sì, è bella, ma non basta leggerla, bisogna assimilarla e soprattutto viverla. Grazie, madre. La circolare Irradiare la gioia della vocazione è bellissima. Mi è piaciuto il concetto di umanizzare le nostre relazioni. Esso deve esprimere la gioia di volerci bene e non il timore di dimostrarlo, perché il nostro è un amore consacrato che viene da Dio e in Lui c'è solo amore, pervaso di libertà e autenticità. Grazie ancora delle belle circolari, scritte con tanto amore e generosità. Le conserverò nel cuore come fossero il testamento di una madre che vive l'amore di Dio in continuo crescendo. Cara Madrinonna, sono proprio contenta di darti questo saluto particolare e dirti anche il mio grazie, perché in passato, alcuni anni, essendo vicina a casa generalizia, abbiamo avuto modo di condividere e di comunicare abbastanza. Ecco, ora ti dico questo grazie non solo a nome mio personale, ma anche da parte della comunità di Colleferro. Ecco, un grazie che quest'anno, proprio perché non possiamo esprimerci esteriormente, sarà più intenso e più profondo e servirà maggiormente proprio per riconoscere tutto ciò che hai fatto tu per l'istituto e per ciascuna di noi. Grazie, Madre Ivonne. Carissima madre, sei stata la mia prima ed unica madre e ti ringrazio di cuore perché lo sei stata veramente. Non hai vissuto una maternità a parole, ma hai cercato di dimostrarcela in ogni circostanza, con vicinanza e con grande affetto. E allora buon cammino di santità, che possa essere colmo di serenità e di pace del cuore e speriamo di riabbracciarci presto. Un carissimo saluto.